Ciao amici e benvenuti a Shopping Compulsivo. Siamo qui stasera per l'ennesima volta per discutere di un ennesimo videoproiettore. Alcuni si stanno scocciando, alcuni dicono che è una buona idea. Devo discutere di questi videoproiettori fino a quando ne arriverà uno. Li avrò tutti. Li sto prendendo piano piano per cercare di capire alla fine qual è il vincitore. Lo state vedendo anche voi e anche voi mi state aiutando a scegliere il vincitore che poi andrò a recensire di nuovo. Questo qui è un HoseTech comprato su Amazon, la fascia dai 100 ai 120 euro. Lo poggiamo un attimino qui e lo tiriamo fuori insieme e vediamo le prime impressioni. La scatola è... la stavo buttando per terra. Non è una scatola, è una piccola confezione che sopra. Andiamo a vedere qui cosa c'è. Qui non c'è più nulla, via. Qui abbiamo le parti di gomma piuma che vanno a proteggerlo. Qui abbiamo una parte carina in alluminio, un menu vario. Qui abbiamo le varie regolazioni. Qui vedo che abbiamo due speaker. Da questa parte abbiamo l'alimentazione. Ecco l'alimentazione. Questa volta abbiamo il sensore IRDA sia avanti che dietro. Una cosa buona. Qui abbiamo audio out, in, il video, due porte HDMI e due USB. Ah sì, il filtro per la polvere si è incastrato, vabbè, alla bene meglio. Ne abbiamo solo uno. Guardiamo un attimino qui all'interno della dotazione cosa abbiamo: il cavo corrente, cavo HDMI, cavo RCA, poi abbiamo il cavo jack to RC, questo qui per l'audio, una letterina, il telecomando, e qui invece abbiamo il manuale di 80, 91 pagine. Hanno voglia di spiegarsi per bene questa volta. È un bel manuale rilegato, fatto per bene, decisamente più serio di quello di altri. Andiamo a cercare l'italiano, se c'è. Italiano alle ultime pagine, quindi se cercate la lingua italiana in questo videoproiettore dovete andare a pagina 73, ancora no, qui è il francese. 74 inizia a parlare in italiano. Ok, avvertimento, misure di sicurezza, attenzione, introduzione, che l'abbiamo già fatto, e andiamo a leggere qualche dettaglio. 60 pollici le si possono avere a una distanza di 1,90 m. Interessantissimo. HDMI, questa è quella che avevamo già visto. Però non mi scrive da queste parti quanti anziché me ne è. Vi sembra una cosa bella? No, perché sulla scatola non hanno scritto nulla. Infatti era totalmente anonimo. Nel manuale non c'è scritto nulla. Questo qui andiamo a leggere che è un modello M5. Andiamo a cercarlo qui. Videoproiettore HoseTech M5. Andiamo a prendere l'ordine che ho fatto su Amazon e parliamo un attimino che non lo trovo. Ho fatto l'altro giorno l'ordine. 1080p full HD. Andiamo semplicemente a collegarlo, lo guardiamo un secondo da vicino, lo puntiamo sulla parete famosa un po' bluetta e guardiamo un attimino come si vede. Quindi ci vediamo fra un attimo. Eccoci qui sulla mia solita console, sul mio caminetto. Andiamo a guardare insieme più da vicino il videoproiettore HoseTech. Il materiale sembra abbastanza buonino. Qui dice proiettore M5, il solito, le solite varie informazioni relative alla power input, quindi da 110 ai 240. Day 17 month 11 year 2018, quindi è stato prodotto il 17 novembre 2018. Qui abbiamo le varie porte ingresso e uscita, il menu di cui vi parlavo prima, la regolazione dello zoom, la messa a fuoco, perdonatemi, e la regolazione laterale.
E qui abbiamo una bella lampada LCD projector lens, una bella lente questa qui, eh? Sai che rispetto agli altri ha una lente decisamente migliore. A questo punto collego l'alimentazione, vi faccio sentire prima il rumore che fa, non lo collego neanche al telecomando perché tanto non è che ci interessa più di tanto, mi interessa sentire il rumore che fa e come si vede, quindi. Questo è il rumore che fa. Adesso ci giriamo fra un secondo, andiamo di là e lo mettiamo a fuoco, lo regoliamo perché adesso è ancora tutto sfocato. Ci vediamo fra un istante di là. Eccoci, allora ci troviamo alla solita distanza di 1,5 m, 1,70 m. Andiamo a mettere a fuoco la parete, ok. Andiamo a regolare anche l'inclinazione. Purtroppo, come tutti i modelli che stiamo vedendo ultimamente, lo si può regolare quindi per su e per giù, ma non per sinistra e per destra. Io che lo tengo qui poggiato sulla parete, sul mio caminetto, non posso regolarlo meglio, non voglio rischiare di farlo vedere per terra, quindi così. Allora, collego in questo momento la Amazon Fire Stick, HDMI 1, HDMI 2. Sta partendo la Fire TV. Adesso lo guardiamo un secondo con la luce accesa, già mi fa tanto piacere che si vede abbastanza luminoso. Audio come sempre in questi videoproiettori dall'HDMI evidentemente non passa. Andiamo a cercare il solito YouTube, che non mi ricordo che fine ha fatto, eccolo qua. Andiamo al mio canale qua sopra, facciamo partire la video recensione del Wemius. Devo dire che si vede abbastanza bene, contando che ci sono due faretti e la luce accesa. Spegniamo prima la luce, poi spegniamo il primo faretto, spegniamo anche il secondo faretto e il terzo faretto ancora. Ok, adesso siamo quasi al buio, c'è ancora la luce di là, però devo dire che la risoluzione è ottima, mi piace, si vede abbastanza bene. Molto luminoso e anche molto grande. Quello lì era il Wemius che ho recensito la settimana scorsa. Il rumore sì, è fastidioso, però non ci si può fare nulla. Il volume, vediamo se riesco a capire. C'è il volume, però come al solito non. Con l'HDMI, non lo so, devo avere qualche problemino io con la mia Fire Stick. Ci vediamo fra un istante, riaccendo tutto e ne discutiamo ancora un secondo. Eccoci qui, allora abbiamo visto il WhatsApp si chiamava? HoZTech, sì. L'abbiamo provato insieme, devo dire che ha una bellissima lente rispetto agli altri, è molto luminoso, la risoluzione è buonissima, è rumoroso così come gli altri e sì, ci sta, dai, è un buon prodotto. 129 euro si possono spendere per questo qui. Detto questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se vi state annoiando di video proiettore basta che lo dite, ne farò ancora un paio e poi mi fermo se volete. Ci vediamo al prossimo video e ciao.